Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video unboxing. Devo dire un po' difficoltoso in questa nuova location, cercheremo di fare il massimo. Allora, eccoci qui, pronti via. Come potete vedere, abbiamo uno scatolone. Come vi stavo dicendo proprio poco fa, purtroppo lo spazio qui è molto più limitato rispetto a quello che ho nella mia stanza, quindi non riesco a farvi entrare lo scatolone perché è grande e in più anche le scatole che andremo a vedere sono altrettanto grandi. Quindi cercheremo di fare il massimo. Io sposto lo scatolone e vi faccio entrare in campo piano piano tutti i nuovi acquisti che molto presto vedremo insieme sul canale. Ragazzi, ma come sempre, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione in su. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist della Lego dove potete trovare tutti quanti gli altri video che abbiamo fatto, mentre qui sotto vi lascio il mio gruppo Telegram Visio TV, importante per essere sempre aggiornati quando esce una novità sul canale. Allora, esattamente come vi stavo dicendo, oggi parliamo di Lego. Quindi sono andato a recuperare un po' di set che volevo. Questo è il primo, è il 75347, il TIE Bomber, per quanto riguarda ovviamente Lego Star Wars. Allora, questo è uno dei TIE che io desideravo tantissimo. Per ora io in collezione posseggo soltanto il TIE Fighter. Mi mancava assolutamente il Bomber e me ne manca anche un altro che fra poco vi faccio vedere. È un set molto interessante, ad iniziare dalle minifigure, a finire proprio con la qualità del mezzo. Guardate un po' che spettacolo. Quindi vi dico, ragazzi, ultimamente sono veramente pieno di lavoro, con il fatto che sono stato in vacanza, sto facendo difficoltà a fare i video. Comunque, questi non vi nego che ho già iniziato a lavorarci qualche giorno fa, anche prima della mia partenza, quindi dovremmo vederli in tempi abbastanza rapidi. Dopodiché vi faccio vedere ancora Lego Star Wars ed è il secondo TIE che mi mancava, ovvero l'Interceptor. Eccolo qua, non riesco a farvelo vedere benissimo, vi alzo un pochino la camera, guardate un po' che spettacolo. Questo è un set che comprende anche il Mandalorian Fang che abbiamo visto nella serie TV Mandalorian. Ammetto che non amo molto questo mezzo, non avrei comprato questo set per questa astronave, però effettivamente l'Interceptor mi mancava. Peraltro abbiamo anche in questo caso bellissime minifigure, tra cui il Mandalorian e il pilota del TIE. Vi faccio vedere anche in questo caso la parte posteriore, guardate come è stato ben realizzato. Peraltro mi sono accorto che Lego ha utilizzato praticamente la stessa scala per tutti i TIE, sia il Bomber che vi ho fatto vedere poco fa, sia per il TIE Fighter che già posseggo, quindi ottimo. Dopodiché continuiamo con quello che vi devo dire, secondo me è il pezzo più bello, più importante per quanto riguarda questo unboxing, l'Y-Wing Starfighter. Questo è il set 75172. Per i più esperti saprete che questo è un set abbastanza vecchio, non è facile da reperire, i prezzi sono veramente molto alti e io sono riuscito a trovarlo su eBay ad un prezzo molto conveniente da un ragazzo che collezionava Lego e che ha deciso di dare via tutta la sua collezione. Quindi il set era tenuto benissimo, senza polvere, insomma. Ma si vedeva che era un collezionista vero a detenere questo Y-Wing e quindi il prezzo era anche buono, diciamo in linea con il prezzo passato, quindi non con l'aumento dovuto al fatto che il set è fuori produzione, e quindi finalmente sono riuscito a prendere questo pezzo. Devo dirvi, raga, lo volevo da tantissimo. Io ho già il B-Wing, ho già l'X-Wing ed effettivamente l'Y-Wing Lego mi mancava. Vi faccio vedere anche la parte posteriore, ragazzi, è fatto benissimo, molto interessante. Abbiamo anche questa sorta di muletto che trasporta i missili, una feature che permette al bombardiere appunto di lanciare le bombe, sicuramente un mezzo importante. Per concludere, vi faccio vedere quello che per molti sarà il set più bello. Lasciamo Lego Star Wars e ci spostiamo con i Transformer. Ragazzi miei, sono andato a recuperare Optimus Prime. Allora, vi dico la verità, perché non l'ho mai portato sul canale? Perché finora non c'era Optimus Prime? Sinceramente, era un pezzo che sì, bellissimo, peraltro il fatto che si può trasformare in camion è qualcosa di clamoroso, però probabilmente vederlo lì da solo non mi tirava tantissimo. Come vi mostro magari in queste immagini, ultimamente Lego ha fatto uscire Bumblebee. Questo ha cambiato tantissimo in me proprio l'idea dei Transformer Lego.
Peraltro questo Bumblebee mi fa impazzire la versione maggiolina, qualcosa di clamoroso. E quindi ho deciso di andare a recuperare anche Optimus Prime. Così poi quando prendo Bumblebee avremo la possibilità di metterli entrambi vicino. Questo è un pezzo da 18 cm di larghezza, 35 cm di altezza, quindi sicuramente molto importante. Ma non vi nego che la cosa che mi fa impazzire è il fatto che si può trasformare in versione camion. Mi piace veramente, ma veramente un sacco. Ragazzi, dunque, questo era l'unboxing Lego di quest'oggi. Come vi ho fatto vedere, ci sono tanti bei pezzi, tante cose importanti, non ci entreranno mai nella camera, quindi questo è il massimo che posso fare. Come vi dicevo, soprattutto per quanto riguarda i Lego Star Wars, sono già un passo avanti perché avevo iniziato a lavorare prima della mia vacanza. Per quanto riguarda Optimus Prime e Bumblebee, ci sarà sicuramente da aspettare. Peraltro, Bumblebee non l'ho neanche ancora comprato. Comunque, anche per questo video è davvero tutto. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutto le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like. Bellissimo come questi Lego. Mi raccomando, fatemi sapere se vi piacciono, se li avete già collezionati. Vi ricordo che sotto in descrizione vi lascerò, se possibile, i link Amazon per poter acquistare questi pezzi. Che peraltro vi devo dire, il TIE Interceptor e il TIE Bomber li ho comprati proprio su Amazon perché ho trovato un prezzo migliore del sito Lego. Quindi, perché no? Io vi do appuntamento dunque con i prossimi episodi. Voi restate sempre super sintonizzati qui da Visio e da tutti questi bei Lego. È davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.